Il manuale di storia internazionale dal 1919 ad oggi di Antonio Varsori può essere acquistato o in formato cartaceo oppure in formato digitale sulla piattaforma Pandora Campus. Si entra quindi nel sito www.pandoracampus.it e si può procedere con due alternative. Chi sceglie di avere il libro a stampa troverà all'interno un codice che dovrà inserire in piattaforma nell'apposito spazio. Questo consentirà di avere per 12 mesi l'accesso gratuito anche all'edizione digitale e alle relative risorse. Chi sceglie invece di acquistare il testo solo in formato digitale può cercarlo nel sito, digitando autore o titolo e procedere con l'acquisto a tempo, mensile o semestrale. Ricordiamo che ogni volume contiene un capitolo di prova gratuito per un mese, che permette di sperimentare la lettura e le funzionalità di piattaforma senza spesa e senza consumo di codice. Acquistato il volume o inserito il codice, troverete i testi nell'area I miei libri, che d'ora in poi sarà la vostra biblioteca virtuale. Dalla Home Libro si entra nel vivo del volume. Si può consultare l'indice, tutto cliccabile. Nella sezione Risorse sono presenti materiali aggiuntivi per la didattica e lo studio, esercizi a scelta multipla o a risposta aperta per studenti, schede di approfondimento video. Nella sezione Strumenti sono presenti gli apparati finali dei volumi, come indici, glossario, sigle e letture consigliate. Ogni libro presente su Pandora Campus ha la possibilità di essere ascoltato attraverso un lettore vocale, a paragrafi o interamente. Il font di lettura può essere modificato, ingrandito. Per chi soffre di dislessia è disponibile un font Open Dyslexic che converte tutto il libro e rende più agevole la lettura del testo. Lungo il testo sono presenti delle parole in rosso affiancate da un fumetto. Sono le voci di glossario con immediata definizione a pop-up che permette di approfondire lo studio senza uscire dall'ambiente di lettura. Si può inoltre evidenziare, prendere appunti o fare domande. Sulla destra troviamo la barra degli strumenti da cui è possibile accedere alle risorse e agli esercizi di ogni singolo capitolo. Gli esercizi sono a risposta aperta, altri a risposta multipla e si possono svolgere infinite volte. In caso di risposta non data o errata, viene suggerito il punto del testo dove ripassare l'argomento. Attraverso l'area test è poi possibile creare dei test personalizzati, scegliendo domande miste da capitoli o paragrafi diversi. Si può indicare la tipologia, il numero di domande e avere un timer per simulare una prova d'esame. Un'altra modalità per ripassare è data dalle flashcard. Le voci di glossario viste in precedenza sono raccolte in vere e proprie card, dietro le quali viene data la definizione e se non ci si ricorda il tema specifico, viene sempre suggerito il rimando a tutti i punti del testo in cui si parla di quell'argomento. I materiali aggiuntivi possono essere visualizzati anche dalla sezione Risorse precedentemente citata. Questo manuale in particolare contiene un ricco apparato di schede biografiche, molti video e schede delle principali organizzazioni internazionali. Ricordiamo che anche su Pandora Campus puoi utilizzare la 18 app per i tuoi acquisti. Sperando che queste informazioni siano di aiuto, vi auguriamo buono studio con Pandora Campus.